abbiamo la nuova Porsche 911 Cabrio e la Carrera S, molto potente, la descriveremo durante la prova. Andiamo subito a sentire il rombo emozionante. La 911 è la Porsche per eccellenza, una delle automobili più emozionanti da guardare e da guidare. Nella nuova versione è stata tutto ridisegnato e migliorato, dalla carrozzeria più leggera in alluminio al passo maggiorato che consente una migliore stabilità in rettilineo e una maggiore maneggevolezza in curva. I nuovi motori sono più ecologici e meno assetati di benzina grazie anche alla funzione start e stop, come in molte auto di cilindrata inferiore, molte utilitarie, cioè si ferma il motore automaticamente al semaforo e si rimette in moto quando si rilascia la frizione per ripartire. L'esemplare che abbiamo provato è appunto la Carrera S Cabrio con il cambio a doppia frizione e col comando palette sul volante. Ha sempre un motore 6 cilindri boxer come tutte le Porsche di una volta, quelle a motore posteriore. La cilindrata è di 3800 centimetri cubici, iniezione diretta e fasatura variabile, sviluppa ben 400 cavalli. Pensate, è un motore aspirato e più potente di turbo di qualche anno fa. E la velocità massima dove si potesse fare è superiore a 300 km all'ora. La nuova capote è molto sofisticata e si apre o si chiude in soli 13 secondi anche col telecomando. Questo fa molta scena quando siamo in un posto molto affollato. Il frangivento è anche una novità perché è a comando elettrico, quindi non bisogna fare più operazioni per montarlo, ma esce comandato da un pulsante. Sia sul suo terreno perfetto, che è la pista, quando si vuole proprio sfruttarne al massimo le prestazioni, oppure in un percorso ricco di curve, di montagna, dove veramente si esalta. Ha una tenuta di strada magnifica, veramente mette le ruote dove si vuole, si può accelerare a volontà, sempre con la dovuta prudenza se si è in mezzo al traffico, ma soprattutto ha un rombo del motore esaltante, studiato, pensate, in una sala acustica da un apposito team di ingegneri, e c'è anche persino un tubo che prende il rumore dal motore e lo porta dentro l'abitacolo. E quindi quando si guida c'è questo rombo che, per chi è appassionato di automobili, è come una miglior musica di Beethoven o di Bach, a seconda dei gusti. Comunque occorre guidarla questa macchina per capire cosa significa avere un'automobile di questo livello, un'automobile sportiva, e avere prestazioni notevolissime in assoluta sicurezza. E peccato che in questo momento vengano tartassate da imposte veramente allucinanti e da un costo della benzina assurdo.